No, posso. Sotto ponte. Sono caduto qua. Ma quando shit bull siete fatti cocaina, eroina in zio? No, io l'ultima volta quando ero andato sulla treno. Solo eroina, solo tu qui ce la sei fatta? Solo io qua. Dove l'hai comprato? Scondigliano dove? Scondigliano dove? In casa dei Buffi? No, c'è nessuno. Ah, c'è casa Celeste. Vuoi entrare tu? Allora, mi chiama Chentouf Benamar, nato Algeria, 24-01-52, la città Mascara. Sei venuta in Italia per mi aiutare, però mi dispiace crisi economica e c'è il problema dell'instabilità, significa io abitavo una casa abbandonata, fa freddo e così. Io mi chiamo Glenn, Leonardo, abbiamo dal grano. Da quanto tempo stai qui a Napoli? Napoli da 3 anni che sto qua. 3 anni. Dove vivi? Io vivo su una baracca. Baracca, baracca, in mezzo alla strada. E dove? È sulla via Nuova Marina. Proprio perché sono stato per tanti anni convinto dell'efficacia della riduzione del danno, oggi assumo questo ruolo perché ho avuto il coraggio di guardare cosa è avvenuto dopo 20 anni di riduzione del danno, di rendermi conto dei tanti errori e quindi sento questa presenza come un dovere professionale, ma anche un dovere etico e morale. Quali sono le principali critiche e capi di imputazione? Ma innanzitutto voglio essere chiaro. La mia impressione è che ci troviamo di fronte a dei servizi che parlano e però poi
alla fine sono arrendevoli verso le donne. Mi si permetta, c'è quasi un meccanismo di coinvolgimento, di vicinanza e di prossimità addirittura col mercato illegale, che nei fatti viene tollerato per permettere a quelli che loro chiamano utenti di poter comunque andare avanti in quelli che altro non sono che semplicemente dei vizi che come tali vanno sradicati. Potremmo addirittura trovare un profilo di responsabilità penale sulla convivenza, connivenza col mercato. Non solo, un altro dei temi che mi sembra estremamente importante è che ci troviamo di fronte a dei progetti che non hanno nessuna capacità finora, ascolteremo cosa ci diranno i testimoni, di dimostrare la loro efficacia. In una fase soprattutto di crisi economica, quando si chiedono dei soldi, bisogna avere la capacità di dimostrare a cosa servono, qual è l'efficacia, di fronte a un certo stanziamento, quante persone escono dal tunnel della droga, quante persone smettono di utilizzare la droga. Per non parlare delle conseguenze sul quartiere. Non voglio dilungarmi, capisco che può sembrare un argomento antipatico. Insomma, qui le case hanno avuto un crollo dei prezzi enorme, perché questo è diventato il quartiere tossicodipendenti, puttane immigrati. Se dobbiamo fare una sintesi, chi comprerà più una casa? Queste sono, così, genericamente, alcune delle critiche e delle accuse che mi sento di fare. Mi fermo qua per un'altra. Bene, grazie pubblico ministero. La parola alla difesa per le controdeduzioni e per indicare i testi di lista. Io vorrei chiamare immediatamente a testimoniare sui capi di imputazione che sono stati esposti. La signora Zdenka Kovalova. Lei si impegna a dire la verità in questa sede. Prego, allora, chiude l'esame e procede la difesa. Allora, ci può spiegare velocemente in che cosa consiste il suo lavoro? Dalla nascita del drop-in, quindi dal maggio 2005, presso questa piccola e povera dimora sono state effettuate più di 9.000 accoglienze. Che cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che più di 1.000 utenti hanno avuto la possibilità di riacquistare un briciolo di dignità, la possibilità di farsi una doccia, di cambiarsi indumenti. Indumenti intimi sono previsti dal drop-in, poi resto drop-in riceve in donazione dai familiari e dal vicinato. Ma non soltanto questo, possibilità di soffermarsi e riposarsi della fatica della vita in strada, sentirsi a casa anche se per poche ore al giorno, scambiare due chiacchiere con noi operatori senza essere giudicati. Sono numerose persone che abbiamo fatto ricoverare presso gli ospedali territoriali con le patologie non indifferenti, patologie gravi come sono cirrosi epatiche avanzate, epatiti, TBC, HIV, dermatiti e anche lesioni agli arti, visto che queste persone spesso sono vittime di incidenti stradali. In collaborazione con Servi Soccavo e Associazione Camper abbiamo attivato ambulatorio medico e psicologico dedicato che
si trova a pochi passi dal drop-in. La ringrazio molto per la sua disponibilità. Ho qualche domanda da fare. Ho capito bene che la stragrande maggioranza delle persone che voi contattate sono immigrate. Mi sa dire più o meno qual è la percentuale di immigrati tra la vostra utenza? Sì, li dividerei in due gruppi, ma un gruppo proveniente dall'est, soprattutto ucraini e polacchi, e gruppo di Maghreb, quindi Tunisia, Algeria e Marocco. Quanti di costoro, sempre in percentuale, hanno il permesso di soggiorno? Che hanno? 1%. E quindi, 99 voi, senza. Quindi voi avete segnalato all'autorità il fatto che l'altro 99% è qua illegalmente? No, noi non abbiamo segnalato per niente. Noi non ci interessa se persona è regolare, irregolare, di che nazionalità è. Per noi sono persone che hanno una dignità, indifferentemente da quello che dice. Grazie. Io sono Servo e coordino il drop-in Italia. Nell'obbligare la verità davanti a questo tribunale, prego, la difesa può procedere. Ci può dire qualcosa in più sul tipo di persone che voi contattate, le problematiche che hanno e sulle relazioni che avete con altre strutture, sia del privato, sia altri servizi, diciamo, anche eventuali difficoltà? Certo, allora stiamo parlando di persone che vivono un estremo disagio, che non è soltanto correlato all'uso di sostanze. Fare riduzione del danno per noi ha significato rimodulare il nostro progetto sulla base di quelli che erano i bisogni dei nostri utenti, per cui ci si è attivati per accompagnamenti sanitari, ci si è attivati attraverso un ascolto attivo, attraverso il rispetto di una decisione che può sembrare irrazionale, quella di vivere in strada in quelle condizioni. Lo stimolo è quello di fargli recuperare il senso del sé che hanno abbandonato in strada. Non hanno più legami con la famiglia d'origine, ma non hanno neanche più legami con la comunità che si è inserita nel mercato del lavoro qui. Parlo per esempio di un'utenza maghrebina di religione islamica che fa uso di alcol, rifiutati dalla moschea. Abbiamo consumatori principalmente di alcol, droghe sintetiche a basso costo, fanno malissimo. Si può dire che questi servizi pubblici, sanitari e sociali presentavano un'alta soglia di accesso, una difficoltà di accesso, che voi avete offerto un servizio che ha abbassato le soglie e quindi ha permesso l'utilizzo di questi servizi? Sì. E dopo che voi li avete accompagnati a questi servizi e sono stati curati, hanno cominciato già a avere un posto dove dormire, comunque hanno utilizzato il contatto con voi, è aumentato l'invio dei soggetti ai SET per la cura delle tossicodipendenze? Questa domanda dovrebbe rispondere solo voi, dal nostro punto di vista sì. Per lui va bene. All'inizio del suo intervento, quando ha illustrato la situazione di queste persone, ha detto: hanno lasciato il loro lavoro, sono arrivati in Italia. Ma se avevano il loro lavoro, mi sa spiegare perché l'hanno lasciato per venire qui? Il loro lavoro nel paese d'origine era mal retribuito e non permetteva il sostentamento del nucleo familiare, per cui arrivano con un sogno. Il sogno di realizzarsi lavorativamente, economicamente, accettando anche i lavori futili, per poter supportare la famiglia in maniera più dignitosa. Perché non lavorate? Perché quella persona interrompa l'assunzione di altri. Intendo dire, ammesso che la comunità pubblica debba spendere per la scelta di giudizio, a quella persona si dice: se vuoi una mano, smetti di andare avanti a farti avere. Se vuoi andare avanti, siccome sei tu responsabile di te stessa, perché la nostra legge prevede l'autodeterminazione, ho fatto la domanda. Se non ritieni che sia bene usare i soldi pubblici per dire a una persona di smettere un comportamento che costa la collettività,
le persone smettono spontaneamente attraverso un servizio di informazione e di orientamento fatto da noi, ma lo decidono spontaneamente. E questo secondo me è importante. È contro noi, ti vedo che di intrattenere il pubblico, sennò vi faccio parlare. Avete delle percentuali su quanto hanno smesso l'uso e dei dati comparativi dopo 7 anni del progetto e prima che il progetto partisse. Se avete dati e statistiche va bene. Se invece rimaniamo alle opinioni, al sottoscritto almeno in questo momento non interessa. In totale circa il 60% sono passati da una dipendenza a un consumo problematico o sporadico. No, mi scusi, no, non siamo tutti medici, psicologi, scienziati. Può spiegare alla Corte qual è la differenza tra la dipendenza e l'uso problematico? Parliamo di differenze correlate alla sospensione dell'utilizzo di sostanze. La persona dipendente, se sospende l'uso di sostanza, sta male. Il consumatore problematico sta male fisicamente. Il consumatore problematico può non star male. Non sono medico. Bene, è sufficiente. Grazie. Si può accomodare se la. Sono Alfonso Ceramella. Sono medico del SERP e collaboro anche a questo progetto insieme a un collega psicologo, diciamo di affiancamento a quella che è l'attività del problema. Ci vuol dire quante, che incremento di utenti tossicodipendenti ha avuto il suo servizio dopo, da quando collabora con questi operatori? Diciamo, non ho dati precisissimi, ma così a spanne direi che c'è stato un aumento del 30-40% dell'utenza, soprattutto con problematiche di alcol-dipendenza. Io dicevo prima, alcuni immigrati con problemi di sostanze tipo eroina o cocaina mi erano già arrivati nei servizi, soprattutto eroina. Possiamo dire che senza questo tipo di intervento il suo ruolo, il suo lavoro non riuscirebbe a contattare, a curare queste persone? Persone come queste? Ma io direi di più, direi che probabilmente non avrei avuto proprio accesso a queste persone. Io credo che quello della concretizzazione fondamentale è soprattutto sulla possibilità di migliorare il più possibile la qualità di vita di queste persone, non rinunciando comunque a prioristicamente eventualmente anche a una situazione di drug free, quindi di uscita dalla dipendenza. Se una persona decide di continuare a usare quelle sostanze, non ritiene che il compito del servizio sanitario sia quello di dirgli queste sostanze non vanno più utilizzate? Io insisto col dire che proprio perché... Cioè lei non trova un problema a appoggiare un progetto che no, non pone la questione del trasferimento? Anche perché io perlomeno io non ce la metterei la mano, non so lei, sul fatto che determinate patologie siano volontari o non volontari, io credo che questo sia oggetto di un dibattito, quindi nel dubbio io comincio a curare anche questa persona, sicuramente. Il signor Alberico Falanga. Si sente? Sì. Salve, mi chiamo Alberico Falanga e sono un operatore sociale, nonché socio della cooperativa Il Calderone, ente attuatore insieme a Dedalus e cooperativa Caspar del Trofimo. Oggi vi chiederete perché mi sono imbavagliato quando sono stati invitati a testimoniare sul campo di accusa che ci viene rivolto. Ebbene, il mio non vuole essere solo un gesto simbolico, ma un modo per esprimere così la mia solidarietà con chi non ha voce da dire su questo argomento, coloro che ancora oggi credono nell'Italia come ad un paradiso, un posto dove poter realizzare i propri sogni, persone immigrate che hanno fallito il loro sogno migratorio. Ma noi non stigmatizziamo le persone che arrivano al Trofimo, loro non sono solo tossicodipendenti. Noi accogliamo tutti, anche persone che non hanno problemi di dipendenza o abusi di sostanze, ma che si trovano comunque in condizioni di grandi disagi e marginalità,
senza fissa dimora, immigrati, clandestini, rifugiati. Non chiediamo documenti o nomi veri, noi interessa individui in quanto tali. Signori, in questa società fatta di consumi, di corsa al migliore acquisto, la droga o l'alcol non cesseranno mai di esistere e né noi abbiamo la presunzione di poterlo fare accadere. E ancora, copriamo un ruolo di primo contatto per le persone in difficoltà, che possono cominciare da lì ad entrare in relazione con i servizi più specifici, CERT, servizi sociali, dormitori, comunità. Non si riesce a immaginare le difficoltà che si possono incontrare avendo un approccio quotidiano con i nostri utenti, che non hanno solo il problema della dipendenza o consumo di sostanze. Il sociale, secondo me, è quello che facciamo noi quotidianamente e per noi intendo le centinaia di operatori sociali che ogni giorno stanno nelle strade, nei vicoli, nelle piazze, a parlare, a indirizzare, a non dire non ti fare perché ti fa male o non bere. Abbiamo la nostra idea del sociale e parliamo di diritti di cittadinanza e marginalità. Pensiamo ad una città nella quale sia possibile abitare i confini, per questo vogliamo agire, coltivare proposte costruttive, eventi, fatti concreti. Noi siamo questa concretezza, loro sono la realtà. Arrivederci e grazie. Nella sua esperienza nazionale, ci può raccontare se esistono, se vi sono dei risultati e che tipo di risultati si attende da questi interventi? Io direi che lavorando su una popolazione rara, nel senso che non abbiamo la possibilità in molte occasioni, sia per la concentrazione delle persone, sia per le caratteristiche delle persone, non soltanto immigrate, anche italiane, non possiamo procedere una tabellazione precisa, una rilevazione precisa delle persone con cui entriamo in contatto. Di fatto comunque questi servizi da anni hanno aumentato la conoscenza del fenomeno sia in termini di incidenza che di prevalenza attraverso delle ricerche, attraverso l'attività quotidiana minuziosa di indagine che, come dire, finisce nella relazione al Parlamento tanto quanto le statistiche del Ministero di Grazia e Giustizia e del Ministero degli Interni. Nelle realtà nelle quali voi intervenite, sì, e nelle realtà dove non c'è un intervento vostro, ci sono delle differenze e voi riuscite a identificare dei risultati diversi? Indubbiamente l'efficacia di questi servizi è dimostrata da dati abbastanza importanti. La mortalità in questo ambito, la mortalità da quando esistono interventi di riduzione del danno e di riduzione e diminuzione del rischio nella popolazione tossicodipendente è fortemente diminuita. Nella mia città si calcolano in migliaia gli interventi di primo soccorso attraverso il naloxone cloridrato, che è uno strumento non soltanto degli operatori, ma uno strumento che usano direttamente i dipendenti e i tossicodipendenti e hanno imparato ad usare questo farmaco da farina. E attraverso questo farmaco salvavita noi abbiamo fatto in modo che moltissimi ragazzi, ma oggi adulti, perché come voi sapete il fenomeno di dipendenza non riguarda più soltanto i giovani, come questo fenomeno queste persone hanno potuto intraprendere percorsi di diversa natura. Va ricordato che accanto alla bassissima soglia dell'unità di strada di drop-in oggi c'è una rete di servizi piuttosto complessa e sempre molto poco costosa, che vede comunità a breve termine, che vede drop-in di alto livello, che vede comunità residenziale. Quindi noi non ci troviamo, non possiamo mettere in discussione un elemento di un complesso. Questo complesso parte appunto con quello che fanno i colleghi meravigliosamente e finisce con altri colleghi che fanno cura e riabilitazione. Dirò di più, noi nel tempo siamo stati sostanzialmente un ponte tra quello che sono le realtà indoor, come ad esempio il CERT, e la realtà che avete visto attraverso il video. Cioè noi siamo stati coloro che hanno costruito un solido ponte, che hanno spinto l'ottica fuori dai servizi indoor verso un outdoor significativo. Il problema vero è che troppo spesso
per gli operatori il ponte è di questa natura, nel senso che per chi lavora nei servizi di prossimità il ponte è di questa natura qua, cioè sospeso, precario, oscillante, molto spesso pericoloso. In quel sacchetto ha altro materiale da farci vedere? No. Noi abbiamo, come dire, questo sacchetto come prova di scarico. No, quello, cominciamo da questo. Questo, ad esempio, sì, ho sentito parlare appunto di siringhe. Lo può alzare in modo che la giuria. Qui abbiamo diverse tipologie di aghi, di siringhe, di strumenti per pulirsi, appunto salviettini sterili. Per tutti i gusti, esattamente sì. Tutta questa roba qui, prima della riduzione del danno, veniva abbandonata in strada. Con le politiche di riduzione del danno, questa roba viene... Ma cosa fate con quelle siringhe, scusi, ma per spiegare... La distribuiamo, ovviamente. Cioè? Queste siringhe, famose due in acqua, cioè due siringhe di insulina, una diade di acqua, più tutto quello che spesso nei processi viene chiamata la parafernalia, della tossicodipendenza, quelle cose lì sono distribuite da noi piuttosto che passate fra le persone o acquistate in farmacia. Ma secondo lei, se un tossicodipendente per strada può ricevere nel momento di difficoltà perfino le siringhe pulite, per quale motivo dovrebbe smettere di bucarsi? Dunque, la siringa pulita è evidentemente uno strumento per il tossicodipendente assolutamente ininfluente nella sua decisione di bucare. Io ricordo narrazioni dal carcere in cui ragazzi mi raccontavano di essersi bucati con la cannuccia della Bic. Quindi, come dire, che noi distribuiamo meno le siringhe per chi ha la necessità di fare l'eroina è assolutamente ininfluente. Spieghi bene. Sì. Voi date la siringa pulita unicamente a chi vi consegna una siringa sporca o la date anche a quello che non ha la siringa? Noi diamo la siringa e chiediamo chiaramente di restituirci una siringa, ma la diamo comunque. Comunque, anche certo. A chi non ha la siringa? Certo. E quindi senza siringa non può farsi, voi gli date la siringa? Certamente. Benissimo. Anche due. Cosa distribuite oltre a quello? Distribuiamo ovviamente profilattici, essendo un importante strumento di profilassi, distribuiamo l'acqua distillata, distribuiamo i salviettini sterili, profilattici e quelli qua. Tutti questi materiali chi li paga? Distribuiamo il servizio, cioè il progetto attraverso il finanziamento. Che arriva da? In questo caso alla regione, ma di solito viene dalla regione, ma può essere anche io ho avuto sufficienti risposte. Senta, ha notato un aumento di immigrati nel quartiere? Sì, diciamo così, ci sono persone appunto diciamo che si recano lì, diciamo, in questa sede per le loro personali, per le docce, ma anche per, diciamo, per parlare, per stare lì, per socializzare, per perdere tempo, per stare lì, per avere una cosa, diciamo, che uno c'è un punto di riferimento, diciamo, il migrante. Questa... Diciamo, si sentono accorti in qualche modo. Sì, tantissimo. Proprio orari di apertura? Dalle 14 alle 18 e anche qualche apertura, diciamo, mattutina. La sera il drop-in è chiuso? Sì. E le persone dove vanno? Cioè quelli che arrivano qui, in questa zona di Napoli, no? Girano la città di Napoli, sanno che qui possono essere accolti, alle 18 chiude il drop-in. Sì. Che succede di queste persone? È del quartiere, quindi più o meno... Sì, e che succede a queste persone? E a volte, diciamo, il quartiere, oppure io, diciamo, a volte li vediamo per strada, che dormono per strada, appunto, diciamo, che è ubicato presso proprio Piazza Garibaldi, la maggior parte di loro stanno a Piazza Garibaldi, presso Piazza Mucci. Dormono per strada perché, ti chiedo, il giorno dopo magari poi tornano a dormire. Sì, il giorno dopo due giorni, saltuariamente. Quindi si mantengono nella zona per poter utilizzare la struttura. Sì, sì. Sì, ma il PM prima le ha chiesto se arrivavano i migranti, cioè, ma prima che arrivasse questa cooperativa nel quartiere, in Piazza Garibaldi, nel quartiere San Lorenzo Vicaria, c'erano già migranti o senza dimora? Sì, ci stanno.
Va bene, grazie. Buongiorno, come chiama Nicola? Nicola, lei è l'obbligo di dire la verità, prego. Ci vuoi raccontare, Nicola, un episodio particolare che ti ha coinvolto in questo periodo? Sono venuto in Italia 4 anni fa. Sono venuto a lavorare qua perché il mio paese è difficile. Adesso voglio guadagnare soldi, io c'ho figlia, c'ho 11 anni. Però sono venuto qua, prima mio lavoro è stato, quando sono venuto sono pagato 300 euro per prima mio lavoro. Sono lavorato con la fabbrica. Prima le ha chiesto se arrivavano in mattina, cioè, ma prima che arrivasse la... 8 sera, 6 giorni, per 6 giorni mi pagano questi 100 euro. Io sono prendendo vicaria. Cioè io sono lavorato 5 mesi qua, dopo sono lasciato. Sì. Dopo... sono pagato ancora 250 euro a un mio paesano, poi mi ha portato a un circo, anche là sono lavorato, troppo lavoro senza soldi, 130 euro anche non pagare tutto, dopo altro sempre così, già sono pagato qua 1000 euro per lavoro, 1000 euro, poi sono lavorato a Sicilia, qua sono di Sicilia sono venuto con 28 centesimi. Dopo si cominciava a bere qua, giorno dopo giorno, bevere. Si è conosciuto altri miei paesani, ho cominciato a usare droga. Dopo questo sono andato a questi ragazzi del drop-in. Ora sono portato me a Certa su Cavo, penso un anno e mezzo fa, con il dottor Cermela, sono preso a cuore, non sono bevuto 5-6 mesi niente, dopo ancora una volta alcol, droga. C'è un periodo quando io sono dormito a Piazza Nazionale con altri amici ucraini, polacchi, tutti siamo in Cescabia, siamo andati a Tropin, Stenka, a Carlo, dopo tutti siamo pieni di pidocchi, 10-15 persone. Questo posto Tropin è importante per noi, posso andare a fare dolci, fare parole con quando c'è problema, capito? Quando c'è problema, con chi parlare? Anche adesso 3 giorni fa io sono andato dove io dormire sotto ponte, si è trovato il mio amico morto. Nessuno lo sai perché domani posso rimane a mezza strada. Adesso si chiude il drop-in, dove io vado quando c'è problema. Adesso già quando un mese certo su cavo con Cermela non andate a dare al cover, non bevere, dormire al dormitorio. Adesso non a mezza strada. Vieni a vivere con me una settimana e dopo vediamo tu. Poi se tu ti trovi o no. Va bene. Un ministero da porre domande? Nessuna? Va bene. Grazie Nicola, si può accomodare. Signor Carlo Russo, lei prima di lavorare al drop-in ha lavorato da qualche altra parte, ha fatto altre esperienze di riduzione del danno? Siccome io prima ci uso di sostanze, ho lavorato già di strada a Piazza Garibaldi, sia a Masl che a Lilla.
E ha notato la differenza tra le persone che contattava recentemente e quelle che attualmente incontra in questa esperienza del drop-in? Per esempio, prima c'era una tossicodipendente di eroina, altre cose, non ci sono più in grado. Prima contattavamo tutti italiani, prevalentemente, anche qualche straniero. Ora gli stranieri che fanno uso di sostanze come l'italiano, fanno eroina, cocaina, fumano il crack, cobretto. Non diciamo più, perché i soldi magrebini usano il cobretto, ma poco. Voi convincete qualcuno di questi immigrati a rimanere in Italia? Fate di tutto perché rimangano? Allora siccome ci sono molti stranieri, ti faccio un esempio di un utente ucraino che sta qui, beve, alcolizzato, va a lavorare, lo sfruttano e lui quei soldi che guadagna, dorme per strada e manda i soldi alla figlia che si sta lavorando nel loro paese. Allora io personalmente non mi sento proprio di dire niente vicino alla persona del genere. Cosa vuoi fare? Parti, non parti? Questa non è la responsabilità mia. Poi come ci sono molti magrebini alcolizzati che stanno qui, bevono, dormono per strada, guadagnano i soldi da anni, tutti i soldi che guadagnano, poco, sfruttati, magari 300-400 euro, li mandano loro perché hanno le famiglie al loro paese. Io lo stesso, cosa ci posso fare? Possiamo dire che in qualche modo il drop-in funziona anche come miele che attira gli immigrati che hanno bisogno di un servizio. Di bisogno, perché sì. Chiamiamolo bisogno, però non è il miele. Attira per una risposta a un bisogno, giusto? Quindi è inevitabile come conseguenza che aumenti il numero di immigrati che arrivano, visto che c'è una risposta al bisogno. No, da un'altra parte, non è che aumenti. Cioè, vanno dove c'è la risposta, questo che sta dicendo. Vanno a seconda dove c'è la risposta. Va bene, grazie. Grazie. Permettetemi, cercherò di essere chiaro e quindi alcune volte forse anche un po' esplicito. Qui si tratta di decidere se soldi pubblici dello Stato devono essere destinati a sostenere questo progetto e quindi se questo progetto produce un vantaggio per la collettività, se rispetta la legislazione, andando a misurare gli eventi di efficacia. Cosa abbiamo ascoltato? Beh, abbiamo ascoltato i racconti di un progetto che, se va bene, punta a un obiettivo molto semplice: la cronicizzazione. Poi possiamo discutere se siamo di fronte alla cronicizzazione del disagio sociale o di una patologia, se siamo di fronte alla cronicizzazione di una scelta individuale o di qualcosa che va oltre le scelte individuali, ma sicuramente a un progetto che si fonda sulla cronicizzazione. Ma la cronicizzazione significa dover garantire fondi e soldi pubblici all'infinito, fino a quando miglior sorte non colga le persone coinvolte. Ma poi viene salvata questa persona. Abbiamo ascoltato di tutto, da chi fa la cooperativa con gli stranieri e chi pulisce, fino al sociologo di esperienza nazionale. Io non ho sentito una cifra sui risultati, una percentuale. Nulla da dire se ci trovassimo di fronte a un progetto finanziato nel 2008, nel 2009, ma il progetto è finanziato dal 2003. Chiedono il rinnovo di finanziamento per l'ottavo, nono anno e non sono in grado di dirci quante sono su 9.000 persone, poi 9.000 vorrei sapere, 9.500, 9.300, quante di costoro hanno abbandonato la dipendenza. Ci hanno detto un 60%, attenzione, ricordate cosa ho detto, non hanno smesso l'uso delle sostanze, sono arrivati a cos'è l'uso problematico. E qual è l'uso problematico? Che se uno smette di utilizzare non sta male fisicamente, il che deduco, perché l'italiano ha un senso solo, che l'uso problematico vuol dire qualcuno che lo continua a utilizzare, nonostante, oltretutto, attenzione, nonostante il fatto che se smettesse di utilizzarlo non starebbe male fisicamente, però continua a utilizzarlo e gli operatori gli dicono vabbè, vai avanti a utilizzarlo, non ti preoccupare, se ti devi lavare vieni da noi. E questo non è solo un elemento di cronicizzazione,
Oggettivamente questo è un incentivo a una situazione di patologia che ricade poi sulla collettività come fondi. E questo è l'altro aspetto. E ancora, non è stato portato nessun elemento, nessuno sui costi. Chiedono soldi, ma non ci dicono questi soldi che cosa producono, in termini precisi, numerici. Io devo capire qual è il costo per unità, perché la sanità pubblica la faccio per unità. Poi mi si può dire che ci lavoro su prevenzione, eccetera, ma se lavoro sulla prevenzione, devo dire, avremmo avuto un numero di morti attese di questo tipo, invece ce ne sono state quest'altro. E non posso dire no, mi date i soldi e noi siamo bravi. Allora io cosa chiedo? In primis, l'immediata interruzione di un progetto che non solo non risolve i problemi, ma che è nocivo per la popolazione in generale, che è nocivo per le risorse economiche del nostro paese e che in qualche modo è da vedere se fosse positivo sul tempo lungo per quegli stessi soggetti, perché si va verso la concitazione. Qualora la Corte non ritenga di accettare questa mia richiesta, in subordine chiedo che si vada attraverso un tempo che potrebbe essere stimato nel giro di 18-24 mesi a una chiusura progressiva del progetto, riducendo man mano le attività in modo da poter far defluire, diminuire questa utenza lungo un determinato periodo di tempo per evitare di lasciare scoperto quelli che già oggi ci sono di fronte a un servizio che non va assolutamente incentivato. Grazie. Grazie. E non cadrò nella trappola di intervenire su tutti i capi di accusa, tutte le argomentazioni di accusa, perché altrimenti non finiremmo più. Io vorrei partire da due dati, di fatto, due riflessioni. Nel nostro paese ci sono due vizi. Il primo vizio, che si attribuisce sempre a chi viene considerato il più debole la responsabilità, no? Delle azioni, delle realtà, dei fenomeni che sono determinati da altri o da chi stesso accusa, no, questo è il più debole. Lo si fa per gli immigrati sono responsabili della mancanza di lavoro, sono responsabili dell'insicurezza sociale, dei furti, della microcriminalità, così. Lo si fa per i servizi. Noi oggi stiamo parlando di un servizio che rappresenta un modo di lavorare, un servizio, l'abbiamo visto, molto precario, un servizio che opera in una realtà circoscritta, un servizio dove lavorano persone che non vengono pagate. I livelli essenziali di assistenza descrivono per legge quali sono i diritti alla salute dei cittadini, e nei livelli essenziali di assistenza vi sono tutti gli interventi che abbiamo, di cui abbiamo parlato oggi. Che aggravio di spesa vi può essere su questo se vi è un diritto? Se un diritto diventa un aggravio di spesa, vi chiedo di che stiamo parlando. Forse stiamo parlando del fatto che vogliamo ridurre questi diritti. Gli immigrati clandestini, quelli di cui prevalentemente abbiamo parlato oggi, sono dei soggetti che hanno diritto all'assistenza sanitaria per legge, cioè per legge europea. L'Italia ha dovuto applicare una normativa europea, quindi una normativa che è diffusa in tutti i paesi. In particolare nei confronti dei tossicodipendenti vi è una ulteriore estensione del diritto, perché i tossicodipendenti clandestini immigrati hanno diritto all'assistenza così come i liberi, cioè così come gli italiani. Tutto questo naturalmente non accade, perché il fatto che ci sia una norma, una legge, non significa che di fatto venga realmente applicata. Io sono convinto che questi interventi sono interventi che dovranno migliorare il loro modo di realizzare, e questo lo dicevano gli operatori, perché quando gli operatori esprimono un disagio della precarietà, esprimono un disagio dell'isolamento, trovano delle difficoltà estreme nella relazione con le reti e con i servizi di riferimento, esprimono anche questo, un bisogno di essere valutati. L'altro vizio è il modello morale, la cultura prevalente nel nostro paese, perché noi di questo dobbiamo parlare, la cultura ancora prevalente nel nostro paese, è stata rappresentata dall'accusa così bene, è un modello fondato sul giudizio dei comportamenti, cioè vengono stabiliti quali sono i comportamenti che sono conformi o meno alle regole, e se quel comportamento non rientra in quelle regole, quel comportamento è un comportamento non solo riprovato, ma è un comportamento che viene iscritto all'interno, no, addirittura della scienza, della supposta scienza, della scienza medica,
diventa un comportamento patologico, diventa una malattia, diventa una patologia. Non esiste uno studio attendibile nel mondo, non in Italia, che dimostri che la tossicodipendenza sia una patologia. Non sentite? Sia una malattia identificabile, un'alterazione organica del nostro organismo, come è l'epatite, come può essere la polmonite, il diabete o altro. Mentre esistono molti studi che mettono in evidenza come le leggi, la cultura, i pregiudizi determinino le traiettorie obbligate di chi consuma droghe. Guardate che la riduzione del danno non significa lavorare con le persone che non sono motivate, perché questa è una vecchia eccezione della riduzione del danno. Riduzione del danno significa abbassare le soglie, significa cioè consentire a persone che prima non andavano, non erano accettate, non erano contatti con i servizi ordinari pubblici, di avere la possibilità di accesso all'assistenza. Questo cosa comporta? Comporta un cambiamento culturale del modo di lavorare. Ma se vediamo che un soggetto usa meno eroina rispetto a te, e però migliora la sua salute, si sta curando l'epatite, inizia a lavorare, no? O perlomeno si lava, si veste, cioè migliora il suo... Prima non parlava, oggi parla, prima non si vestiva, oggi si veste. Continuiamo ad avere, a mantenere questo giudizio fortemente, no? Riprovevole nei confronti di queste persone. Lo stigmatizziamo e quindi lo blocchiamo attraverso questa stigmatizzazione, la possibilità che lui possa valorizzare questo grande risultato che ha raggiunto. Qua sono in gioco i diritti in generale, dei più deboli come gli immigrati, ma anche dei più deboli tra gli italiani, che vanno dalla tossicodipendenza, alla salute mentale, eccetera, eccetera. Quindi non dobbiamo chiedere un rifinanziamento del progetto come era prima, noi dobbiamo chiedere un finanziamento fondato su logiche di regolarizzazione di questo progetto, nel quale, all'interno del quale progetto nuovo, ci sia uno sistema, un criterio di valutazione fortemente rigoroso. Io ritengo che, con questo finisco perché andiamo oltre, che la relazione tra il sistema pubblico e il sistema del terzo settore sia una relazione fondamentale se noi vogliamo garantire i diritti, diciamo, dei nostri cittadini in una società multiculturale, interetti, chiamate come volete voi, nella quale c'è un continuo cambiamento e i diritti non possono essere sempre, i diritti generici non possono essere con tutti sempre allo stesso modo, ma garantendo un cambiamento continuo, un adeguamento dei servizi che solo un rapporto tra pubblico e terzo settore può garantire. In questo senso ritengo che la regolarizzazione sia uno dei modi attraverso cui si possa garantire questo ampliamento del sistema e delle sue caratteristiche. Grazie. Così come è sviluppata in dibattimento, ha rilevato un contributo probatorio pieno e soddisfacente quando ai capi 1, 2 e 3 per assumere una decisione assolutamente con pienezza di assoluzione, mentre ritiene che il punto 4 rimane un punto dolente, un punto difficile, un punto complicato da affrontare. Abbiamo avuto qui una serie di testimoni che non sono stati in grado di spiegare al Tribunale con quale modalità valutare l'efficacia, con quali strumenti valutare l'efficacia, anche se dobbiamo dire che abbiamo avuto delle dimostrazioni di efficacia, la testimonianza di Nicola, la testimonianza di Luigi, le testimonianze degli operatori di efficacia in concreto, dal momento che nel nostro ordinamento la Costituzione prevede e richiede, come dire, l'impegno dello Stato nel rimuovere quegli ostacoli alla uguaglianza sostanziale tra i cittadini, che tutela l'articolo 2 i diritti fondamentali delle persone come singoli nelle comunità, e che l'articolo 32 e seguenti tutela la salute delle persone, e che quindi anche questa
efficacia diretta e immediata sulla comunità e sulle persone direttamente, anche se non, come dire, scientificamente provata, è un contributo alla soluzione del tema e che ci porta a una soluzione, anche su questo punto, ma con un, come si dice in termini tecnici, con un comma 2 dell'articolo 530, quindi con insufficienza di prove. L'accusa non è stata in grado di provare fino in fondo la inefficacia tecnicamente dimostrata. Quindi a questo punto il tribunale assolve per i capi 1, 2, 3 con formula piena e dal capo 4 con insufficienza di prove. Sul proseguimento dell'attività e delle iniziative dell'esperienza del Daedalus sceglierà la comunità e le persone che ne hanno bisogno. Okay.